fare? Con Freddy Fausto, presidente. A vita. Non sarà mai presidente di Cannabis Info. Esatto. Poi Graziano. Non li voglio, che sono un consigliere. Un che è esperto nel settore, chiaramente. Beh, diciamo, l'associazione sono quello lì. Siamo poi noi, insomma, le cariche nell'associazione sono. Siamo in onda? Sì, ma quello si lancerà ormai. Eh sì. Siamo in onda. Non c'è l'audio? Non c'è l'audio, aspetta, mi stai sacco qua su. Adesso non c'è neanche più il cinema, dove fare vedere. Funziona? No? Con calma. Funziona adesso? Sì? Prova. La Mariangela si sta entrando in coma sul divano. C'è l'audio. A momenti. O Vespa, la musica d'entrata. La musica di porta a porta. Mi immagino sempre che non entra nessuno, che rimanga così, come loro, quando arrivo il chilo. Ripeterebbero la sigla. Siamo andati noi, tra l'altro. Ok, funziona, sentite? Pronto? Nel 2000 siamo andati da Vespa. Sì? Portargli la tisana, è entrato lui un altro, che poi porta a porta dicono che lo fanno in diretta, in realtà è indifferita di due ore, a Genova, sai quando c'era la cosa sulle droghe? Ah sì? Siamo entrati e abbiamo consegnato della tisana. E lui ha bevuto la tisana? No, beh, erano i sacchetti, no, ma lì in pratica lui non so neanche, c'era lui, sì. Era in collegamento. Allora, iniziamo, siamo in onda. Allora, buonasera a tutti i telespettatori di Telecitofono. Questa sera siamo qui con due rappresentanti dell'associazione di Cannabis Info, che sono Fausto Manfredi, che è il presidente, e Graziano Malvolti, che è un consigliere dell'associazione. Allora, il dibattito di questa sera riguarda una sostanza di cui si parla sempre e spesso a sproposito. Cerchiamo un attimo di fare un po' di chiarezza. Innanzitutto, che cos'è la cannabis, quanti tipi di cannabinoidi esistono, insomma un po' un quadro generale per, visto che si dice sempre ma le canne, la marijuana, psicoattiva, non psicoattiva, non si capisce quanti tipi ce ne siano, facciamo un po' di chiarezza. Faccio una premessa, poi vorrei dare la parola a Graziano che è più esperto. C'è stata questa grossa disquisizione, no? La canapa che è psicoattiva, la canapa non psicoattiva, di fatto le canape sono tutte psicoattive e poi a seconda della coltivazione, dell'uso che se ne fa, ovviamente cambia il principio attivo. Abbiamo centinaia di varietà di canape, viene in tutto il mondo e abbiamo circa una sessantina di cannabinoidi, di cui noi ne conosciamo pochissimi, tra cui il THC e il CBD. Noi ci stiamo lottando per valorizzare il CBD anche, tra l'altro, che non è psicoattivo ed è molto utile, diciamo, a livello medico, e di conseguenza stiamo cercando, insomma, di far conoscere questa cosa, perché c'è troppo pregiudizio, troppo preconcetto, ecco. Vorrei dare la parola a Gago, che lui, insomma, perfetto. Allora, no, più che esperto, è una chiacchierata interessante, nel senso che l'associazione nasce con lo scopo di, si chiama Cannabis Info appunto perché intende informare, nel senso che riteniamo che la chiarezza sia un punto fondamentale, il fatto di conoscere prima di parlare, insomma. I giornali non è che ci fanno mai una gran figura, nel senso che mischiano fiaschi con feschi, insomma c'è un po' di casino, e noi intendevamo tramite delle mostre, tramite uno statuto molto aperto, far conoscere proprio la pianta, e quindi abbiamo cominciato a coltivarla.
Poi ci siamo letti dei libri, cose che dovrebbero fare anche in altri, e da lì abbiamo capito che avevamo a che fare con qualcosa di cui ci eravamo completamente dimenticati, che aveva un valore anche, diciamo, da un punto di vista erboristico, medico, eccetera, eccetera. Noi viviamo in montagna, questa associazione è a Felina, e diciamo, chiaramente non potevamo pensare in un qualche modo a qualcosa di industriale, nel senso che il nostro luogo purtroppo è un luogo piccolo, non ci sono molte infrastrutture, e quindi abbiamo cominciato a studiare questi cannabinoidi leciti non psicoattivi come il CBD. Abbiamo notato aneddoticamente, si intende, cioè la gente ha cominciato a consumarla e ha notato, non so, che toglie l'insonnia, che ci sono una serie di persone che digeriscono meglio, eccetera, eccetera. Da questa piccola cosa abbiamo sviluppato questo progetto, diciamo. Le cose, insomma, sono andate avanti in questi 5 anni sulla buona volontà della gente, in sostanza, nel senso che poi le istituzioni, più che interessarsene in periodo elettorale, non hanno mai fatto, insomma. Hanno iniziato a consumarlo. Com'è che si consuma il CBD? Come... Dunque, il CBD in pratica è uno dei tanti cannabinoidi che compongono la canapa, è un precursore chimicamente del THC, quindi di quella sostanza proibita. Non ha potere psicoattivo, ma è semplicemente un mio rilassante in pratica, e si consuma in decotto oppure in olio essenziale. L'olio essenziale ha il vantaggio, distillando in corrente di vapore le cime fiorite della pianta, si ottiene un olio essenziale, così come per il rosmarino, la lavanda e tantissime altre piante. Questo dà il vantaggio di essere dosato, mentre la tisana, diciamo, una pianta può essere uguale all'altra o diversa dall'altra, quindi in un qualche modo diventa più difficile il dosaggio, diciamo così, se si vuol parlare di un livello terapeutico interessante, insomma. L'olio invece ha il vantaggio che può essere dosato, una goccia, due gocce. Il vero problema è stabilire quant'è il tenore di questa cosa, insomma. Così un po' come per il vino, sapere la gradazione saccarometrica, e la stessa cosa riguarda i cannabinoidi. Il problema vero è che questi esami costano, e quindi noi nel 2000 abbiamo elaborato questo progetto e presentato alla provincia, in cui, diciamo, si prevedeva di studiare sia seme nazionale, perché un altro problema, noi oggi in Italia siamo costretti a coltivare canapa extra italiana, diciamo, europea, francese, danese, in quanto in Italia non si è sviluppata nessuna genetica specifica, per cui noi in realtà andremo a fare uno studio su delle varietà che poi a monte viene cambiato qualcosa e quindi ti cassa poi anche eventualmente la produzione in futuro. Quindi abbiamo cominciato a sviluppare delle varietà di piante italiane, cioè quindi adatte al nostro territorio, piano piano, insomma, si intende, e su queste abbiamo cominciato a fare questo studio, insomma, e da lì è nato il progetto in collaborazione con dei medici, con l'università, eccetera, eccetera, insomma. Ecco, io chiedo al Presidente se ci spiega proprio nel dettaglio che cosa consiste questo progetto, a chi l'avete presentato e cosa vi è stato risposto. Allora, il progetto è stato presentato in comunità montana, e come ha detto, cos'è stato alla provincia, e in dettaglio c'è un piccolo finanziamento di 34.000 euro che noi chiediamo per l'acquisto di alcuni macchinari e per appunto lo studio e fare questa prima, diciamo, trasformazione, no? Dato che sappiamo che il tessile è molto oneroso come impianto, tra l'altro ci stanno lavorando nel Ferrarese con 300 ettari di canapa messa sul campo, e noi dobbiamo fare con le nostre forze, che purtroppo nessuno appunto ci aiuta, soprattutto politicamente ci deridono, anzi un po', a dire la verità, perché questo qua è la verità, ci fanno spacciare come quelli che vogliono, insomma, farsi le canne. Sicuramente non è che noi mettiamo la faccia per farsi delle canne così, cioè non penso che sia... una cosa logica. E niente, comunque il discorso è questo qua, insomma, noi abbiamo presentato questa cosa, non c'è niente di particolare, sono 2 o 3 cosine, no, che ci permettono di appunto di trasformare questa canapa in olio essenziale, in tisana, e in più abbiamo, come si dice, sperimentato questo infuso, che lo chiamiamo il canapino, noi appunto, che assomiglia al limoncino, in poche parole. Potrebbe essere una vera alternativa per la nostra montagna.
dato che in alta montagna, a parte il parmigiano reggiano, non si parla d'altro, e tra l'altro stanno smettendo anche delle coltivazioni, delle colture che erano una volta una risorsa, ora sono lì all'abbandono quasi. Quindi per noi, invece di aumentare il pendolarismo tra la montagna e la bassa reggiana, insomma, sarebbe forse il caso di cominciare a sviluppare, non industrializzando, la nostra montagna, ecco, che è bella così, insomma. E la vostra proposta, come la risposta alla comunità, qual è stata la proposta che avete fatto? Niente, è 4 anni che fermo lì. Nonostante la nostra insistenza e, diciamo, presenza periodica negli uffici, no, non si muove nulla, ci hanno ignorato. Poi in realtà c'è stata un'altra proposta invece che è passata in provincia, e che dicevamo prima, che è addirittura più avanti della vostra. Certo. Voi siete quelli che si fanno le canne, poi in realtà in provincia passa una cosa molto più avanti di quello, in provincia, in comune passa, diciamo, una cosa che prende in esame il THC, quindi una sostanza in un qualche modo illecita inserita, anche se immeritatamente, in tabella 1, quindi con l'eroina. Diciamo, il discorso è anche interessante, nel senso che almeno hanno avuto il coraggio di parlarne, di questa cosa, di votare un ordine del giorno e di cominciare questa discussione. In realtà questa discussione presenta anche un problema, che è il seguente: siccome in Italia non c'è ricerca, come da più parti si sente dire, soprattutto il settore farmacologico è a terra, nel senso ricerca proprio non ce n'è, quindi finirebbe con l'agevolare quelle multinazionali che la ricerca l'hanno fatta, che sono o svizzere o inglesi o qualcuna anche tedesca. E diciamo, per cui ai malati si potrebbe dare sicuramente già domani il THC, nel senso che esiste Marinol, Chesmet, sotto molti nomi e molti prodotti. Il problema è che sì, allevieremo i loro dolori, ma non avremo nessuna ricaduta da un punto di vista nazionale, in un qualche modo. Sarebbe un po' come delegare questa cosa. La cosa poi più ridicola ancora è che nella parte passata in comune di questa mozione è stato sbianchettato, il bianchetto va molto di moda, è stato sbianchettato il vocabolo coltivazione, e quindi in un qualche modo si preclude proprio la produzione di questo. C'è anche da dire che questa cosa è molto avanti, appunto. Noi, ragionando con un progetto molto più indietro, non abbiamo avuto risposta, nel senso che, ripeto, il nostro progetto è lecito a tutt'oggi. Nel senso che se tu anche ti fumassi una di queste piante, tanto per essere concreti, non ti succederebbe nulla, non vedresti nessuna apparizione, non resti, insomma, non è psicoattiva. Mentre invece quella che presuppone la presenza di THC è chiaramente psicoattiva. Quindi noi da questo punto di vista chiederemo un po' più di concretezza, cioè di partire da qualche cosa. Siccome tutti hanno paura di una pianta, e in fondo mi sembra anche che si commenti da solo il fatto di avere paura di un vegetale. In ogni caso, conosciamo questo vegetale, prendiamo la strada, visto la nostra tanta paura sociale, allarme che crea questa cosa, prendiamo la strada più semplice, che è quella di cannabinoidi non psicoattivi. E quindi su questo, secondo noi, si dovrebbe cominciare a lavorare da subito, visto che si può, e affrontare poi sicuramente dare ai malati il prodotto, cioè a chi, insomma, ne ha bisogno, il prodotto farmacologico che si trova già, anche se, ripeto, è una sintesi, è brevetto, eccetera eccetera, con tutto quello che comporta questa cosa. E dall'altro, una volta acquisita dell'esperienza e fatto delle cose, si potrebbe anche valutare in futuro sicuramente il THC, insomma. Quindi praticamente adesso la provincia ha stabilito che si può sperimentare sul THC, però non si può coltivare, mentre voi potete coltivare l'altro cannabinoide, però non avete i soldi per fare la sperimentazione. Ho capito. Secondo voi, come mai, appunto, vi hanno ignorato? È colpa di qualcuno? È un pregiudizio che c'è verso la canna? La canna, non so, voi appunto dicevate siete quelli che si fanno le canne, in realtà poi sembra che in provincia e in comune si facciano di più, perché di roba pesante adesso ci denunciano. No, stiamo scherzando. No, appunto, secondo voi perché continuano a ignorarvi, continuano a rispondervi
Beh, è sicuramente un discorso politico, quello è di politico, di interessi, cioè non dimentichiamo che dietro al discorso canapa, hashish, eccetera, eccetera, marijuana, c'è un grosso business. È quello che noi vogliamo combattere, appunto, è quello che invece i politici stanno, come si dice, rinfocillando, cioè il discorso mafioso, in poche parole. Noi chiediamo, tra l'altro, un paio d'anni fa si è costituita la CT, che sarebbe, non è quella delle Corriere, l'Associazione Canapa Terapeutica, no? Noi andammo là, giustamente, e arrivarono dei ragazzi paraplegici sulla carrozzella, che rifiutando, diciamo, la sintesi farmaceutica, in poche parole, decidendo di curarsi naturalmente, hanno provato questo grosso effetto, no, e questo il THC sembra che intervenga, creando appunto un mio rilassante su se stessi e fermando gli spasmi muscolari. Quindi gente che tribolava a mangiare o gente che aveva dolore anche lei addosso, riuscite insomma a fare le sue cose tranquillamente. E giustamente c'erano dei dottori, dei professori, eccetera, eccetera, c'era anche un ricercatore inglese, hanno detto: stiamo studiando i cannabinoidi, appunto, ma sono più di 60 e ci vorranno degli anni, no? Sti ragazzi giustamente hanno sollevato il problema di dire: ma noi il problema ce l'abbiamo adesso e dobbiamo rivolgerci al mondo illegale per poter star bene. Cioè, noi vorremmo il diritto di, insomma, curarci come vogliamo, al limite coltivandoci noi stessi, insomma, toglieremo il mercato nero. Chiaramente andiamo contro, come tantissime cose al mondo, andiamo contro a dei poteri economici che sono dei giganti, ecco. Quindi sta la richiesta nostra, proprio il diritto a poter essere liberi comunque, ecco, non essere schiavi, diciamo, di una condizione loro, di un monopolio. Quindi praticamente il problema è questo qua, insomma. Invece come mai viene approvata adesso la proposta della provincia, quella sul THC? È un'opinione personale. Secondo me residenziale. Esatto. No, secondo me c'è la sinistra, parliamo di sinistra un attimino, che è un po' in crisi. Ha voluto prendere in mano, da un lato, forse una fetta di torta elettorale. E sanno tutti, perché poi alla fine lo sanno tutti, inutile che ci raccontiamo delle balle, che la maggior parte dei giovani comunque fa uso di cannabinoidi. Quindi, cioè, bisogna dirla sta cosa. Ed è una bella fetta, appunto, di elettorato, secondo me. Quindi, insomma, prendere in mano questa patata cosiddetta bollente può far piacere a qualcuno, ecco. Poi, vabbè, mi sbaglierò, non so. Invece il cannabinoide su cui lavorate voi a livello medico, che effetti ha? Che cosa può, su quali malattie, su quali disturbi agisce? Per il momento, diciamo, sempre aneddoticamente, visto le scarse risorse, Giampaolo Grassi, che è, diciamo, il primo ricercatore dell'Istituto Culture Industriali di Rovigo attualmente, lui ha provato diverse diluizioni, diversi modi di estrarre il CBD e ha avuto dei risultati con certe forme di epilessia, sicuramente con l'insonnia, e ha dato qualche risultato anche con l'artrite. Diciamo, qualche risultato lo ha dato. È logico che per sapere questo, e perché questo sia, diciamo così, scienza, occorre investire in ricerca, insomma, che fondamentalmente di quei 34 mila euro che si diceva prima, distribuiti in 3 anni, il 90% sono spesi praticamente in ricerca, cioè in esami, in test, nella conoscenza di questa cosa. Questo per stabilire se esiste effettivamente questa relazione a livello scientifico, perché oggi, diciamo, ci si basa su Lester Grispoon, che è un farmacologo americano del Massachusetts Institute, che ha sperimentato sul figlio questa cosa, eccetera. Diciamo, ci basiamo su delle letture più che su degli studi effettuati nelle nostre università o in Italia, insomma, per cui avremo bisogno, secondo me, di fare questa cosa concretamente, non solo ogni 5 anni farla uscire per poi farla rientrare nel magazzino delle scope una volta fatto, diciamo,
passato il periodo elettorale. Su questa cosa occorrerebbe concretamente investire, e questo diciamo era lo scopo. Poi fa piacere registrare che la provincia e il comune sono più, diciamo, avanti di noi, nel senso che trattano già una cosa nella tabella delle droghe, e quindi insomma fa piacere registrare questo. Speriamo che questo si traduca in, effettivamente in una disponibilità poi per quelli che ne hanno bisogno in un qualche modo. Sempre visto che siamo in campagna elettorale, a livello nazionale invece c'è chi parla di una legge sulle droghe che non fa distinzione fra droghe leggere e droghe pesanti, e tutta una serie di... la spiegavano anche ieri sera Porta a Porta. E questa legge probabilmente avrà, se sarà approvata, se entrerà, avrà delle grosse ripercussioni anche nelle realtà locali. E su di voi che effetto potrebbe avere, anche solo a livello di dell'influenza nel pensiero delle persone? Pensate, insomma, che ce la possa avere? Come valutate questa proposta di Fini è stata fatta? Per me è un atto terroristico, cioè proprio... torniamo indietro 30 anni, invece di andare avanti qua torniamo indietro, cioè riempiamo di nuovo le galere per uno spinello e rischiamo di avere i nostri figli di 16-17 anni buttati sul giornale per una cosa che sostanzialmente, cioè, sinceramente, io inviterei a informarsi un po', a parlare un po' con i giovani, a chiedere informazioni. Non è mai morto nessuno, non si sa di nessun caso scientificamente provato di morte di hashish o di marijuana o roba del genere. Sembra che la dose letale sia 20 kg, sfido chiunque a fumarsi 20 kg in un colpo solo. E quindi, cioè, mentre sappiamo che, per esempio, non vorrei dirlo, però di alcol moriamo parecchie migliaia di persone, cioè di fumo lo stesso, di sigaretta. Quindi, cioè, mi sembra proprio una... non lo so, una repressione, un'onta di fronte alla libertà delle persone, ecco. Lo ripeto, è sempre una mia opinione personale, però... Per rimanere un po' su... No, diciamo che per quello che riguarda la proposta Fini, trattasi di proposta, quindi vediamo cosa voterà il Parlamento e poi parliamone, perché adesso è un po' come parlare di qualcosa che non esiste, insomma, in un qualche modo. Da un altro lato, noi ritenevamo che se qualche provincia, qualche luogo, qualche territorio aveva maggior coraggio e, diciamo, cominciava a decriminalizzare una pianta, perché parliamo di un vegetale, dopo gli usi che si possono fare di un vegetale, insomma, sono milioni, no? Non è che per forza, forse il minore è proprio quello delle canne rispetto alla canapa, no? E quindi, in un qualche modo, se qualche amministrazione dimostra, diciamo, un po' di coraggio, senz'altro questo aiuterà a fare un po' più di cultura, e certi disegni, se magari si realizzano, possono essere contrastati di fatto, appunto, che per questo che la ricerca secondo noi è fondamentale, perché serve, diciamo, a dire: guardate che non è proprio tutto così. Voi avete una qualche forza politica, un qualche partito che vi ha ascoltato, che ha detto ci faremo carico della vostra proposta, comunque ne parleremo, sentiamo che cosa avete da dire? Sì, diciamo l'unico partito che ci ha un po' aiutato in questo senso è Rifondazione Comunista. E, tra l'altro, alcuni di noi, anche per riconoscenza, ci siamo messi nelle liste come indipendenti. Noi siamo politici come associazione, quindi non ci riconosciamo in nessuna categoria, semplicemente comunque accettiamo l'aiuto di chi ce lo vuol dare, indipendentemente dal partito, ecco. Ho capito. Quindi se adesso dicono che in comune ci guardano, che cosa, non so, facciamo un appello in diretta a quelli che piacciono tanto la televisione italiana. Un appello in diretta al comune, che cosa chiedete? Brevemente. Qual è la proposta che fate, così proprio schematicamente, per chi ci ascolta, e che benefici può dare? Diciamo, quello che possiamo dire al Comune è appunto di dare seguito a quello che è stato un ordine del giorno, quindi, diciamo, di concretizzare questa cosa, non solo appunto di parlarne.
E diciamo l'altra cosa che potremmo chiedere è di sostenere, perché poi in Italia non esiste solo il nostro progetto, comunque di far emergere quelli che sono una serie di progetti e far sì che questi si attuino, perché penso che questa sia la miglior risposta che si può dare anche alle tanto paventate leggi galeotte, insomma. E comunque il fatto di diffondere sia una cultura sia una cultura, secondo noi, è fondamentale, insomma, nel senso lo riteniamo un passo fondamentale. Quindi rispetto a questa cosa il comune sicuramente si può impegnare, insomma, oltre che a parole, nei fatti, visto che oggi come oggi anche soltanto 1000 euro spesi in questa cosa, che è il costo di una singola gas cromatografia, che è un esame, cioè, aiuterebbe molto. Allora, per uscire, ritornando al THC, parlavamo di proposte di legge, di un po' di fraintendimenti, invece che cosa si può fare anche per eventualmente fare più informazione e quindi evitare le confusioni che si fanno fra droghe leggere, pesanti, mettere tutto in un calderone? C'è qualcosa che si può fare anche nella realtà locale, non so, ad esempio nei confronti dei ragazzi, nelle scuole, per informare di più? Ma noi abbiamo, per esempio, come associazione abbiamo spesso fatto conferenze, avevamo un centro che adesso riapriremo, un negozio in cui esporre i nostri prodotti e fare informazione soprattutto. E quindi è una presenza nel territorio. Dopo chiaramente non si può obbligare le persone a informarsi su una cosa che non interessa. Io chiedo sempre comunque ai genitori, dato che hanno dei figli, di insomma venire a fare due chiacchiere. E quindi l'unica cosa che si può fare, che come in tutte le cose, poi penso qualcuno che si prenda a cuore, interesse, cominci a, poi ogni idea va bene, insomma, l'importante è parlarne e dialogarne insieme, ecco. Dove vi possono trovare eventualmente i genitori, comunque le persone fossero interessate a informarvi, dove devono venire? Noi siamo Felina adesso presenti e speriamo nel prossimo futuro a Castelnuovo Monti, non è certo, però insomma speriamo. Io. Sì, lì, tutto lì. Avevate un negozio a Reggio? No, a Felina. E adesso è chiuso? Adesso è chiuso momentaneamente. Ho capito, e riaprirà? Sì. Va bene. Niente, se avete, volete, non so, una battuta conclusiva, qualcosa da aggiungere? Volevo solo dire una cosa importante, come risorsa proprio. Tra l'altro noi stiamo studiando anche questa cosa, no? Abbiamo preso dei contatti, però è molto difficile perché sono aziende lontane da noi, fanno tutti e cavalcano tutti l'onda dell'ecologia. Ricordiamoci che con la canapa si fa la carta, si fa la plastica biodegradabile in 60 anni e quindi insomma pensiamoci, salviamo i boschi, salviamo gli alberi e creiamo una risorsa nuova, ecco, questo qua ci tenevo a dirlo. Va bene, direi che possiamo concludere qui, grazie che ci ha seguito. Grazie, ciao.
microfono a mio fratello che deve fare un'intervista. Vabbè, queste cose qua. Infatti, non lo so, io... Perfetto, allora adesso io parto. Sento i canti. Allora, intanto quando è nata l'idea su questa morsa su Edward Sheriff Curtis è l'eredità degli indiani del Nord America.
Beh, la mostra ha avuto una lunga gestazione. L'idea è nata alcuni anni fa e sembrava difficilmente realizzabile, e poi circa un anno e mezzo, due anni fa, il proprietario di questa collezione, che è un americano che si chiama Christopher Cardoso di Minneapolis, nel Minnesota, ha detto che avrebbe prestato la collezione, e quindi da allora si è cominciato a organizzare la mostra. Ecco, lei nella sua introduzione alla mostra chiama Curtis l'acchiappaombre che voleva raggiungere l'impossibile. Perché? Beh sì, questa non è una mia definizione, è una definizione nota che gli fu affibbiata nel periodo durante la sua vita. È una definizione credo esatta, perché quest'uomo ha messo in gioco completamente la propria vita nel momento in cui ha deciso che il suo destino, il destino della sua esistenza, era quello di preservare la memoria di questo popolo in estinzione. E quindi siamo tra la fine dell'Ottocento e il 1900. Curtis butta per aria letteralmente la propria vita, nel senso che la sua scelta vuole dire la fine del suo studio di fotografo di successo, vuol dire la fine del suo matrimonio, insomma si mette completamente in gioco per questo sogno impossibile che alla fine solo dopo 30 anni riuscirà a conseguire, anche se con molta fatica, a prezzo di sofferenze psicologiche, di difficoltà enormi. Ecco, sono poco più che 150 le foto esposte, però le foto di Curtis sugli indiani d'America sono oltre 40.000, vuol dire nell'arco di 30 anni oltre 4 foto al giorno, tutti i giorni, tutti diversi, insomma. Cosa significa un lavoro di questo tipo e che dedizione? E anche, lei prima citava la vita di Curtis, nasce tutto nel 1898 quando lui incontra degli etnografi, esatto, e comincia il primo viaggio con loro. Cosa significa un lavoro di questo tipo? Lei diceva prima non perde la memoria, proprio nella sala di là c'è questa frase di Curtis, che nella seconda sala, che ogni volta che muore un vecchio o una vecchia si perda un patrimonio. Un pezzo della memoria, sì. Curtis direi che è stato un antesignano della moderna etnologia, dell'etnografia, cioè è stato un uomo che in un qualche modo, adesso semplifico abbastanza, ma ha anticipato per esempio un lavoro che tutti conoscono, che ha un'importanza fondamentale nella cultura di questo secolo, come quello di Lévi-Strauss, soprattutto nella cultura francese, in Italia un po' meno per ragioni che non è possibile qui spiegare. È stato importante Curtis perché fin dall'inizio, proprio concependo la sua missione di persona come quella di chi doveva salvare la memoria, non è stata solo l'idea di fare le fotografie, e vorrei ricordare a questo proposito che 40-50 mila sono le fotografie scattate da Curtis, di cui si sa che lui fece, ma oggi ne conosciamo solo un decimo, cioè oggi ne conosciamo poco più di 4.000, perché moltissime sono andate purtroppo perdute, anche in ragione dei supporti estremamente fragili sui quali le lastre di vetro, sui quali egli all'epoca lavorava. Dicevo che ha concepito la fotografia non solo come unico strumento di preservazione della memoria, ma l'ha accompagnata con un'indagine sul campo che raccoglieva e registrava i canti degli indiani, che raccoglieva le loro tradizioni, i loro riti, che cercava di preservare per esempio questa grande religiosità particolare che i popoli indiani avevano. Quindi ha concepito il suo lavoro come un lavoro ciclopico, che non facesse vedere solo la superficie, come può essere data dalla fotografia, ma andasse in profondità, proprio a scavare in quella che è l'identità di un popolo, in quella che è
la sua immensa cultura. Ecco, una delle ultime foto è Preghiera alle stelle, ad esempio. Lei prima adesso parlava della religiosità del popolo, ma una delle cose fondamentali che appunto dell'indagine di Curtis è anche nel campo della mitologia e della spiritualità degli indiani, valga per tutta una definizione che troveremo poi parlando anche dell'altra mostra, quella che avete giudicato, cioè il grande spirito. Sì, sappiamo che la cultura degli indiani è una cultura estremamente legata alla natura, che si identifica appunto con la natura, in cui c'è questo animismo di fondo, questa idea che tutti gli elementi della natura hanno una loro anima, hanno qualche cosa, hanno un'entità superiore, che la morte non è la fine di tutto, ma è solo appunto un passaggio, un momento di una trasformazione. Quindi anche da questo punto di vista Curtis è stato importante, ma credo che la sua importanza fondamentale sia nel fatto che chi viene a vedere questa mostra vede per esempio tantissimi ritratti. Curtis era noto quando lavorava a Seattle, nell'Oregon, come un ritrattista di persone della borghesia locale di grande successo. Cioè questi ritratti che noi vediamo in questa mostra, le donne, le giovinette, i bambini, i giovani, gli uomini adulti, gli anziani, per esempio c'è questo ritratto di Nuvola Rossa nella prima sala, no? In cui con questa caratteristica per esempio degli anziani che hanno per esempio le vene del sangue sporgenti sul naso. Cioè direi che il ruolo fondamentale delle fotografie di Curtis, che probabilmente allora non era stato capito ma che è stato visto dopo, è stato quello di traghettare questi volti dentro, come si può dire, la famiglia dell'uomo. Cioè lui ha allargato i confini di quella che può essere considerata la famiglia umana, la famiglia universale delle persone, nel senso che anche nei film, per esempio, gli indiani erano stati a lungo considerati come qualche cosa, come l'espressione di qualche cosa di selvaggio, di incomprensibile, di, se vuole, anche di indomabile, ma comunque qualche cosa che non era riconducibile a un'umanità piena. Ecco, con queste immagini, con questi occhi, con questi voli, con questa dignità, con questa fierezza, noi non possiamo che riconoscere queste persone come dei nostri simili, dei nostri fratelli, delle nostre sorelle. Ecco, c'era una sorta di nostalgia di ciò che era perduto, si stava perdendo in queste fotografie. Il desiderio di una condivisione di un mondo che era appunto, come lei diceva adesso, il portatore di una grande civiltà. Sì, questa sua domanda mi consente di parlare del metodo di Curtis, che è molto importante. Cioè Curtis lavora, come dicevamo prima, tra la fine dell'Ottocento e i primi due decenni del Novecento. È ovvio che in questo periodo gli indiani sono già, come si può dire, da un lato un popolo in via di estinzione, anche se vorrei ricordare che in alcune zone degli Stati Uniti le ultime battaglie indiane, se vogliamo marginali, ma sempre con decine di morti, ci sono negli anni 10, cioè nel Texas, in altri stati, non so, nel 12, eccetera, ci sono battaglie tra sacche, chiamiamole così, di indiani superstiti, che non sono ancora stati ricondotti dentro le riserve, dentro i territori, o che cercano di non riconoscersi nella legge del governo federale, e appunto questi gruppi, queste battaglie, di cui ancora ci sono dei morti, sono delle battaglie minori rispetto ovviamente a Little Bighorn o alle battaglie famose della storia della lotta tra appunto i bianchi e gli indiani. Ecco, Curtis quindi arriva in un momento nel quale questo popolo è in un qualche modo in ginocchio, un popolo al quale è stato vietato per esempio di compiere determinate cerimonie. Infatti nella vita di Curtis un evento fondamentale è il 1900, quando lui nello stato del Montana vede per la prima volta la danza del sole,
E quella è l'ultima volta che questa danza del sole viene rappresentata, perché poi questi momenti di aggregazione collettiva e di identità vengono vietati. Quindi lui opera, agisce in un momento nel quale c'è una sorta di eclissi dell'identità degli indiani. Però cosa fa? Concepisce l'idea non tanto di fare vedere puramente l'indiano, come si può dire, com'è in quel momento, ma lui si spostava sul campo con questa sua tenda nella quale faceva i ritratti, oppure fotografava ovviamente all'aperto quando si trattava di fare delle immagini di indiani a cavallo, ma chiede a queste persone, vincendo la loro fiducia, il che non era semplice, ottenendo la loro fiducia, di mettersi gli abiti, come si può dire, tradizionali, in un qualche modo di ricollocarsi dentro una tradizione storica che era quella del Settecento e dell'Ottocento. Quindi cerca sempre Curtis di presentare l'indiano com'era nel momento in cui l'arrivo dei bianchi non era ancora avvenuto e in un qualche modo quindi era, preservava completamente la propria identità. Ecco, questa è un'operazione molto importante. Qualcuno può pensare che sia un'operazione di distorsione della realtà. Invece è un'operazione che recupera, finché nel momento, direi, ultimo in cui è possibile, questa identità che si sta perdendo, ormai perduta, e la riattualizza. La cosa fondamentale è che ancora oggi, per esempio, una cosa che ci tengo a dire, queste fotografie di Edward Curtis, oltre che essere dei straordinari capolavori nella storia della fotografia, per la tecnica, per le inquadrature, per la sua bravura anche di stampatore, sono importanti perché sono state uno dei veicoli fondamentali della rinascita dell'identità degli indiani negli anni 70. Quando per esempio anche il cinema si accorge che appunto l'indiano, esatto, che l'indiano non è solo un selvaggio di fronte al quale non riusciamo a capire, ma è anche una persona che ragiona, che ha le sue ragioni appunto. E ripeto, in quel momento queste fotografie, queste espressioni che noi vediamo di dignità, di fierezza, di forza, d'animo, sono fondamentali per riappropriarsi di un'identità, cioè in un qualche modo questi indiani della seconda metà del Novecento, guardando queste immagini, scoprono di avere degli antenati gloriosi, di avere dietro di sé non una storia di sconfitte e di emarginazione, ma di avere dietro di sé anche una storia importante di persone che, insomma, sapevano tenere alta la testa. Ecco, lei ne parlava adesso della riscoperta, cioè più che una riscoperta, di una nuova visione negli anni 70 rispetto anche nel cinema, rispetto anche tutta l'opera importantissima di John Ford, che poi è uno dei protagonisti, è quello che ha sacralizzato la Monument Valley. Ecco, parlavamo prima della natura, no? Qui la natura, poi il rapporto anche di genocidio che i bianchi hanno compiuto rispetto alle popolazioni indiane, e il rapporto con l'uomo bianco. Beh, qui c'è la storia che ce ne parla. Credo che una mostra come questa, per esempio, in alcune immagini, noi siamo in questa sala dove si vedono per esempio delle immagini di laghi nei quali, o di stagni nei quali ci sono queste canoe, e c'è la sensazione, guardando queste immagini, che, come si può dire, la persona, cioè l'indiano, l'indiana, la canoa e l'acqua siano qualche cosa di unico, cioè in un qualche modo ci pare di essere di fronte a un momento nel quale c'è un'assoluta armonia tra la persona e la natura. Una mostra come questa solleva una questione che non riguarda appunto solo la storia del rapporto tra bianchi e indiani, ma solleva la questione del perché purtroppo diciamo la nostra civiltà, quella alla quale apparteniamo, si sia sempre avvicinata a delle altre civiltà senza riuscire a, come si può dire, a capirne il valore, ma abbia sempre, pensiamo, non so, alle conquiste spagnole in America Latina, insomma,
dopo la scoperta dell'America, eccetera. Cioè c'è questa specie di maledizione che ci portiamo addosso di una incapacità atavica di avere rispetto per delle culture, per dei popoli che hanno una tradizione diversa dalla nostra e che noi non riusciamo a, come si può dire, non riusciamo a rapportarci con loro senza la presunzione di dire noi siamo i portatori di una civiltà superiore. Ecco, una cosa, non l'abbiamo detto, questo ovviamente è una mostra fotografica, quindi comunque la fotografia assume nelle mostre di Palazzo Magnani un significato fondamentale e non meno importante di altre espressioni artistiche. Sì, direi che la fotografia non è assolutamente il filone fondamentale della nostra attività, però come lei dice giustamente è un filone che è significativo. Le mostre di fotografia dall'apertura di Palazzo Magnani, che ricordo è avvenuta nell'autunno del 97, sono state non episodiche, non casuali, ma sono state una qualche cosa di ricorrente. Io a questo proposito vorrei dire che noi abbiamo in un qualche modo vinto una scommessa e abbiamo in un qualche modo, credo, dobbiamo essere orgogliosi del fatto che noi abbiamo in questi anni organizzato una serie di mostre fotografiche dai grandi classici, Kurt Tess, Eugene Smith, Arnold Newman, a fotografi importanti come i nostri Luigi Ghirri, Stanislao Farri, Franco Fontana, eccetera. E ovviamente non li cito tutti, o alle due mostre per certi versi simili come ispirazione, cioè quella della memoria dei campi e quella dedicata a Li Zhensheng, il fotografo della rivoluzione culturale in Cina. Ecco, se noi andiamo a fare le somme di queste mostre, vediamo che queste mostre hanno avuto un afflusso di visitatori che è superiore alle 60.000 unità, credo che sia vicino alle 70.000, queste mostre fotografiche nel loro complesso, e ci hanno consentito di avere un introito legato alla vendita dei biglietti e dei cataloghi che è superiore ai 500.000 euro complessivi. Cioè, diciamo che questa nostra esperienza ha dimostrato che per la fotografia c'è un forte interesse, soprattutto da parte di un pubblico giovane, colto, e c'è un mercato, se si può usare questa parola, e lo dimostrano queste cifre, cioè le cifre dei visitatori e le cifre dei nostri incassi, che ovviamente ci hanno consentito in parte di coprire le spese di organizzazione di queste mostre e anche con questi fondi di riorganizzare altre mostre. Chiudiamo su una cosa che riguarda più sulla scansione della mostra. Prima parlavamo dell'elemento della natura. La mostra è divisa in sale proprio con degli elementi geografici. A parte alle grandi pianure che apre la mostra, la costa del nord-ovest è l'Alaska, l'altopiano è la regione dei boschi, il sud-ovest è la California. Quindi l'elemento che poi torneremo adesso nel momento in cui parliamo dell'altro, l'elemento comunque la natura, la connotazione geografica, è un elemento fortissimo ed importantissimo. Sì, direi che la mostra, la selezione che è stata fatta nella mostra è incentrata soprattutto sui personaggi, sui volti, anche però con scorci della natura. A questo proposito credo che anche se le foto nella quale appunto gli indiani sono a cavallo sono inseriti in un paesaggio, non siano prevalenti, credo che da questa mostra si esca con l'idea appunto di questa simbiosi assoluta tra queste persone, tra questo popolo e la natura. Cioè quando noi vediamo, non so, nell'ultima sala questi indiani che vanno a cavallo nel Canyon di Shelly, ci sembra proprio che in un qualche modo questi indiani che percorrono questo canyon così famoso non hanno assolutamente, per noi non hanno assolutamente lo stesso significato di bianchi che lo percorrono nei film western.
cioè c'è quasi, sentiamo quasi che quelli sono i naturali abitatori di quei luoghi, così come questa impressione di essere di fronte ai naturali abitatori di questi luoghi le abbiamo nelle foto della California con le donne che sono appunto alla fonte, o nelle foto del sud-ovest dove ci sono queste donne che sono nei pueblo, che lavorano nei pueblo. E forse rappresentano anche il pellegrinaggio che ha compiuto Curtis stesso, no? Percorrendo. Sì, certo, certo. Curtis, come dicevo prima, ha sconvolto la propria vita per fare questa operazione, ha percorso migliaia di chilometri a cavallo, in canoa, con tutti i mezzi, a piedi, e ha documentato i volti, le tradizioni, i riti, quello che dicevamo prima, di 80 tribù indiane, sparse appunto in tutte queste cinque grandi aree geografiche di cui lei diceva prima. Ecco, volevo tenerla per dopo quando parleremo di Tex, ma le faccio una domanda personale adesso, ne faccio una dopo. Lei nel 1964 ha visitato una riserva indiana, se non vado errato. Sì. Che ne parla anche nella sua introduzione, ci dica lei, non ripeto le parole, qual è il ricordo che ha di quell'esperienza? Beh, direi che è stato un ricordo molto triste. Io ero negli Stati Uniti come studente con una borsa di studio nelle scuole medie superiori, e alla fine dell'anno scolastico, appunto nel giugno del 64, ho visitato questa riserva nel vicino New Mexico, e la mia impressione è stata di un luogo di grande desolazione, cioè di un luogo nel quale si vedeva anche dai volti delle persone, cioè era abbastanza, direi, evidente che c'erano in quella riserva per esempio problemi di alcolismo per gli uomini, cioè un luogo nel quale erano evidenti i segni della sconfitta e i segni dell'emarginazione. Mi si dice, io non ho più avuto occasione di fare questo, che le cose sono cambiate e che questa svolta che c'è stata negli anni 70 con questa sorta di rinascimento indiano ha mutato le cose, nel senso che c'è stata questa riappropriazione della propria identità. C'è stato in alcuni casi anche l'allargamento delle riserve, ci sono stati la reintroduzione in alcuni casi dei bisonti, e soprattutto c'è un legame etnico molto forte, cioè sappiamo che moltissimi indiani che lavorano nelle città svolgendo le mansioni nostre, cioè tipicamente che si possono cittadine che si possono compiere in una città, qualsiasi tipo di lavoro, sentono il bisogno di ritornare nella riserva, cioè credo che questo sia importante e significativo, il fatto che non si è spezzata questa identità e questo, se vuole, senso di appartenenza a una storia che non è stata, sì che è stata sconfitta, ma che non è stata cancellata. Cioè credo che per queste persone la riserva sia ancora un luogo nel quale possono così riflettere e possono in un qualche modo sentire di riallacciarsi alle proprie radici. Grazie. Bene.